di Cassani, scarica di nuovo verso Miccoli sulla tre quarti, Miccoli arma il sinistro, vuole il pallone morbido nel rigore per Nocerino che mette la palla sopra la traversa. Liberani che riapre in direzione di Miccoli col sinistro teso in mezzo, Kier e il mira, lasciando così la possibilità al Chievo di ripartire. E anche qui l'errore clamoroso di Pastore, che si era reso conto di essere in fuorigioco, errore di Nocerino che regala palla da Bruscato, il tiro e c'è il gol di De Paolo. Guarda Goian, a questi livelli, a vincere a questi livelli. Miccoli, palla fuori, il sinistro violento, Sorrentino per i clivenzi, va Liberani col sinistro, palla tesa in mezzo, a saltare Pastore, gol! Della porta, Palermo ancora che insiste in area di rigore, Liberani, va giù, calcio di rigore, ammonizione, parte Miccoli, Sorrentino la si sposta, va Miccoli, il tiro, gol! Fabrizio! I gol di Pastore e Miccoli, pallone in mezzo, Sirigu di riflesso, con Bentivoglio che aveva abbassato la difesa del Chievo, Balzaretti ricuce da fuori il tiro violento, palla respinta da Miccoli dentro l'area di rigore, Miccoli, Sorrentino, Pastore, la palla respinta sulla linea con le mani forse, non secondo Gervasoni, sinistro, il tocco corto in direzione di Cassani, lo scambio tra i due, Liberani corto, Miccoli limite dell'area, potrebbe armare il destro, lo fa, il tiro, gol! Fabrizio Miccoli, un tracciante imprendibile, una saetta, un lampo che ha abbagliato il Barbera. Il cross di Bentivoglio da destra, il colpo di testa proprio di Abbruscato che mette il pallone non lontano, Abel prova ad andare, il tiro da fuori, ullala, niente male, palla che scalda. Sono queste le cose che ci ricordiamo di lui. Nocerino, area di rigore con l'esterno, Hernandez, salto dopo la traversa e il Palermo continua a pungere gli applausi del pubblico, stare tutti sotto la doccia. Game over al Barbera, il Palermo batte il Chievo 3-1 e il sogno continua, il Palermo anche oggi sarà quarto in classifica.